Uno strappo con il passato, in particolare con la vecchia politica, è una classe dirigente da rinnovare, migliorare i servizi per i cittadini e realizzare una rete di infrastrutture degna di questo nome. Sono alcuni dei punti chiave illustrati dal candidato alla presidenza della regione Cateno De Luca, che ha presentato a Caltanissette il suo programma in vista delle elezioni regionali previste per il prossimo autunno. Il vulcanico sindaco di Messina ha anche posto l'accento sulla necessità di impiegare al meglio i fondi pubblici di cui beneficia la regione per realizzare le opere di cui il territorio ha bisogno e soprattutto di farlo nei tempi e nei modi giusti per evitare di perdere tali somme. Beh, il primo punto, liberiamo la Sicilia dalla banda bassotti politica, che siamo stanchi, anzi ieri abbiamo sentito anche il ruggito del mitico Mannino che diceva ai suoi uomini: mettetevi assieme che per sopravvivere. Rinnovamento senza se e senza ma, e poi liberare la Sicilia dal pizzo legalizzato che fa pagare la politica e l'amministrazione regionale che non è più seguita dalla politica, che significa che anche per un'autorizzazione ambientale bisogna stare anni o pagare qualcuno, genoflettersi nei confronti di qualche deputato. Poi decentrare, i palazzi municipali sono stati calpestati da questa proprio impostazione palermo centrica, bisogna invece decentrare e dare la gestione al territorio. La politica regionale deve invece svolgere quel ruolo che la Sicilia ha nell'ambito del disegno costituzionale.